Ciao a tutti, io sono Riccardo, ho studiato al liceo classico fino a un paio d'anni fa, mentre adesso studio fisica all'Università di Padova. In questo breve video vorrei cercare di riassumere quella che è stata la mia crescita personale durante il periodo del liceo, sperando che possa essere utile ed interessare a qualcuno. Partirei dalla scelta del liceo, che non è stata facile, e dalle motivazioni della scelta del liceo classico, che non mi ricordo, non lo so, non l'ho mai saputo neanche quando l'ho scelto, e è stata un po' una scelta così al buio, cosa che non consiglio di fare perché scegliere al buio non è mai la cosa migliore, ma nel mio caso è andata bene, non mi ricordo, come ho detto, bene il motivo, ma nonostante un inizio, diciamo, tentennante, soprattutto in latino e greco, che sono le vesti nere di ogni studente che inizia il liceo classico. Ecco, nonostante queste difficoltà iniziali, ho continuato ad andare avanti nella mia scelta e alla fine, a posteriori, posso dire di aver fatto la scelta giusta. Ma non tanto perché fossi veramente un appassionato, un fan sfegatato delle materie umanistiche, che pure mi piacevano, non, cioè, mi piacciono le materie umanistiche, ma il motivo per cui credo che alla fine proseguire negli studi al liceo classico sia stata la scelta migliore è che credo, almeno penso, che quel tipo di studio mi abbia aiutato a cambiare e a far crescere il mio tipo d'approccio al di fuori della scuola, soprattutto nelle attività extrascolastiche. Io ho sempre fatto tante attività extrascolastiche, mi è sempre piaciuto farle e ne rifarei altre se potessi tornare indietro. E credo che siano quelle che mi hanno fatto veramente crescere. Ma insieme alle attività vere e proprie, quello che ti fa migliorare come persona, a mio punto di vista, e diventare più grande, è il tipo di approccio, con cui, si intraprendono questi tipi di attività, e questo tipo di approccio diverso è quello che credo il liceo classico mi abbia lasciato. È un modo di vedere le cose in maniera critica che credo debba essere alla base degli obiettivi di ogni scuola superiore, e penso che il liceo classico lo c'entri in pieno, e soprattutto è quello che ti permette poi di poter gestire anche autonomamente, al di là delle nozioni, dei concetti strettamente nozionistici che hai appreso, ti permette appunto di sfruttarlo al di fuori, della scuola, ad esempio, all'università. All'università, l'inizio non è stato anche lì dei più facili, ma, nonostante ciò, al di là di quanto fossi effettivamente preparato grazie al liceo, sono riuscito a districarmi, a trovare la mia strada, e l'ho fatto, secondo me, grazie alle persone che ho conosciuto al liceo, grazie al modo in cui l'ho conosciuta, agli ambienti che ho frequentato e ai tanti interessi che ho cercato sempre di portare avanti. Uno su tutti lo sport, un altro l'impegno in tanti progetti, e credo che tutte queste persone, tutta questa voglia di fare, voglia di scoprire cose nuove, questa curiosità, o curiosità sì, latino, verso quello che è al di fuori del sistema scolastico, sia nata proprio all'interno invece delle mura scolastiche. E di questo sono estremamente felice, e per questo sono veramente soddisfatto del percorso che ho fatto al liceo. Tra alti e bassi, tra difficoltà e momenti invece più belli, comunque sono felice di aver fatto il liceo classico, e credo e consiglio anche a chi deve scegliere adesso quale scuola e quale tipo di percorso intraprendere, di fare il liceo classico se ha voglia di fare qualcosa, tante cose. Se ha voglia di fare tante cose, fate il liceo classico. Se avete voglia di scoprire cose nuove, fate il liceo classico. Se siete persone vivaci e interessanti, al di là dello stereotipo del secchione che sta sui libri, che pure non è così negativo a mio avviso, ma comunque, se siete delle persone che amano
scoprire cose nuove, al di là di quello che imparerete nei banchi di scuola, fate il liceo classico perché almeno io non me ne sono pentito e adesso sono un felice studente dell'università a Padova.